Hands up for your colors. No, si gioca. Inferno. Salah a largo, tocca per lui. Salah, tira a giro. Rete. Incredibile. Salah inventa un gol pazzesco e parte in vantaggio il Liverpool. Erano un po' nell'area, caro Sandro, perché ancora una volta due palloni Dzeko l'ha persi, una sulla parte ovviamente sinistra e a centrocampo sulla tre quarti, e questo facilita. Vince un rimpallo Firmino, sta partendo Salah, tocca per lui, attenzione Salah, mezzo pallonetto, Salah, rete ancora, proprio lui, sempre lui, 2-0 Liverpool, contropiede micidiale. Due giocatori fantastici, però dobbiamo dirlo, perché hanno recuperato palla, poi ha aspettato Salah, è andato nello, proprio in profondità centrale, lì se l'è perso Juan Jesus nella velocità, nella lunga, campo aperto, non li prendi mai sia Mané che soprattutto Salah, che poi ha avuto la lucidità, la freddezza di mettere il pallone sotto su Alisson, un giocatore straordinario. In questo momento Salah fa paura, lo si sapeva, ma averne conferma in Arnold. Attenzione a Salah, partito in posizione regolare, attenzione Salah! C'è Mané in mezzo tutto solo, Salah lo va a cercare, Mané, rete. Troppo facile. Bravo Sandro, stavo dirlo io, troppo facile. Rilancio, verticalizzazione, d'altronde non palleggia il Liverpool. Liverpool verticalizza sempre perché hanno tre giocatori davanti che hanno la possibilità di andare sul corto, sul lungo, e Salah è troppo solo, qui ha la possibilità di guardare, si stacca dalla marcatura Mané. E qui non può. Beh, però così è troppo facile. Troppo facile. In campo aperto, completamente allungata la Roma, squilibrata completamente, rivediamo, per Salah, accompagna Feinaldum, Salah, uno contro uno, va via facile, mette in mezzo, rete, è incredibile. Firmino non può sbagliare, altro assist di Salah, 4-0. Ho detto prima, se uno contro uno non dai a Juan Jesus un supporto, Salah ti va via dove vuole, ha un altro passo, un'altra, anche come postura si vede, poteva stringere, gli dà la parte sua destro, ma lo fa andare via troppo facilmente, poi Salah da lì è anche altruista e la mette la palla dentro, 4-0. Gol numero 26 per Firmino, ma è un festival dell'attacco Liverpool contro... giusto, poi controllo. Non ha sbagliato, esatto, perché il primo controllo gli consente già di hands up for your colors, represent your country.